Ma dai, ma che noob che sei! Ma usi sempre la solita combo! Adesso ti uccido con la fatality e ti faccio scoppiare le palle degli occhi! Ah, sai dove te le infilo le palle degli occhi? Cosa ha detto? Sono tutte signore dell'alta aristocrazia borghese. Ah, usa quell'arpione! Stai nell'artoscopia! C'è pure qualche grande nome. Cosa, Dave? Ma non dovremmo cominciare con crossover? Ha fatto un giro, sicuro! Cosa? Se parlate ancora, vi do fuoco! Fingiti morto. Cosa? Di cosa un'altra volta? Di cosa un'altra volta? Ti sfido due volte, ti sfido, figlio di Cortana! Di cosa? Un'altra maledettissima volta! Mi distrae! No, sbabbi, vieni qui! Braccino! Forse conviene che partiamo con crossover. Le serie TV stanno vivendo un'epoca d'oro. Oggi vedremo da vicino un cult, American Horror Story. A proposito di epoche, è in uscita il nuovo capitolo di un franchise che si muove nei più affascinanti periodi storici, Assassin's Creed Odyssey. Ma guardiamo anche al futuro e alle caratteristiche innovative di uno smartphone di casa LG, G7 ThinQ. E ancora, cos'è che non può mancare nel rifugio di ogni vero nerd che si rispetti? L'action figure del suo personaggio preferito. Beh, ma a questo punto non rimane che metterci belli comodi e partire con Crossover, Universo Nerd. Let's go! Sapete, pare che la maratona sia lo sport più praticato a livello mondiale. Ma non era il calcio, scusa? Ma no, Dave sta parlando di maratone televisive. Ah, se per questo dovrebbero darmi la medaglia d'oro ogni domenica notte. Beh sì, noi ormai siamo degli atleti talmente esperti che potremmo finire una serie TV in soli due giorni. Dilettanti, si vede che non siete mai stati a casa con l'influenza. Semmai la cosa più complicata è trovare un'altra serie TV più bella della precedente da vedere dopo, quello è il problema. Vero, sembra sempre impossibile, però volevo giusto appunto buttarmi su una serie horror che ha spaccato. Croton. Oh ragazzi, che belli che siete con le vostre citazioni. E questa era da American Horror Story. Un inverno nucleare sta per abbattersi su tutti noi con l'arrivo di American Horror Story Apocalypse. Trattandosi di una serie antologica, ogni stagione introduce ambientazioni e personaggi inediti, mantenendo però il fil rouge horror che permea tutto lo show. Adesso siamo la famiglia Addams a tutti gli effetti. Per l'ottavo capitolo, il creatore, Ryan Murphy, ha deciso di inserire una novità e far tornare in questo scenario post-apocalittico alcuni dei protagonisti delle terrificanti vicende della prima e terza stagione. Nello specifico, stiamo parlando di un vero e proprio crossover con Murder House e Coven. Sorpresa, stronzo! Credevi di esserti liberata di me? Protagonista assoluta di Apocalypse sarà nuovamente la magnetica Sarah Paulson, nei panni di Wilhelmina Venable, severissima padrona dell'Outpost 3, l'inquietante bunker dove verranno accolti i pochissimi sopravvissuti all'esplosione che ha distrutto la Terra. Se in superficie l'inverno nucleare ha ridotto il pianeta ad un inferno inabitabile, l'atmosfera sottoterra non è sicuramente tra le migliori. Inquietante, sinistra e, soprattutto, claustrofobica. Le regole di casa, infatti, sono ferree e le punizioni spietate. Nessuno dovrà mai e poi mai lasciare il bunker, col rischio di esporsi alle pericolose radiazioni. Chi scamperà alla fine del mondo? Sono pronta. Apriamo le porte. Ragazzi, ma qua c'è da fare spazio nell'hard disk. No, l'hard disk no, non tocchiamo l'hard disk. Soprattutto la cartella ortaggi a rodi. Ma Brian, ma cosa ti riferisci? Io stavo parlando della PS4. Testi greci, vero Brian? Certo. Ricerche filosofiche sull'antica Grecia, giusto? Oh, ovviamente. Vabbè, come mai devi fare spazio sull'hard disk della PS4, Giada? C'è un nuovo gioco in uscita? Affermativo, ragazze! Torna una delle mie saghe preferite, con un'ambientazione fighissima! Verissimo, il nuovo capitolo di Assassin's Creed, ambientato nell'antica Grecia, è in arrivo! Dopo il meraviglioso Assassin's Creed Origins, ambientato nelle terre d'Egitto e che di fatto ha reinventato la serie come oggi la conosciamo, Ubisoft prova a stupire ancora una volta il suo pubblico con Assassin's Creed Odyssey.
Questa volta il giocatore si ritrova nell'antica Grecia durante la guerra del Peloponneso, secoli prima degli eventi narrati nel capitolo precedente. I giorni degli eroi sono finiti. Lo vedremo. La struttura di gioco, nonostante sia essenzialmente la stessa di Origins, include diverse importanti novità e alcune interessanti prime volte. È la prima volta, ad esempio, che in un Assassin's Creed è possibile scegliere il sesso del protagonista. Decidi tu chi vuoi essere. Ed è la prima volta in cui i dialoghi presentano risposte multiple, dando così la possibilità al giocatore di cambiare alcuni snodi della trama. Profonde modifiche sono state apportate invece al sistema di combattimento, reso meno difensivo e molto più dinamico che in precedenza. Questa è Sparta! Se Origins ha rivoluzionato Assassin's Creed, rendendolo un gioco e un'esperienza migliore, Odyssey è qui per perfezionarlo. Questa è la tua Odissea. Allora, abbiamo visto il servizio di Assassin's Creed Odyssey. Che cosa ne pensate così a prima vista? Vabbè ragazzi, Assassin's Creed, si parla di epoche storiche. Ogni volta che esce un capitolo nuovo tu ti chiedi di quale epoca storica si parlerà. Sì, assolutamente. E qual è la vostra epoca storica preferita? Beh, io ho adorato quello ambientato a Firenze. Mi ha fatto impazzire. Ezio. Poi, da amante di storia dell'arte, devo dire che rivedere tutti i monumenti fatti perfettamente mi ha fatto impazzire. So che hanno chiamato anche diversi architetti per progettarli. Sì, loro proprio si sono basati sui progetti di Firenze e sono riusciti a ricostruire la città. Fedelissimi. Fedelissimi. Che poi vabbè, rimaniamo in Italia, tipo Venezia, ci vediamo a Venezia con la gondola. Quello è stato un capitolo che comunque ha incuriosito. Ti dico, forse è il mio preferito addirittura. Ah sì? Assolutamente. Forse perché sì, era il primo in Italia. Probabilmente era il primo in Italia. Quello. Diciamo che era veramente, veramente bello. La cosa fighissima di questa cosa è che tantissimi cosplayer italiani ovviamente hanno approfittato delle ambientazioni, ad esempio io, la Giada con Ezio, un nome. Ezia, perché una casa. Ezia si dice? Ezia, sì. Ezia uditrice. Esatto, la fortuna di avere le ambientazioni precise, perfette, ricreare. Tra l'altro sono toscana, le scene. Quindi, sì, toscanaccia, infatti, sì, infatti. Non si fa mai nulla a caso. Però comunque ragazzi ci sono un sacco di giochi di avventura, sì. C'è solo Assassin's altri Creed, altri giochi di avventura, Tomb Raider. Tomb Raider, tutti, classico. Tutti, ma soprattutto il reboot non l'avrei mai detto. No, era bellissimo. Quando era stato annunciato il reboot ero un attimino titubante, invece ragazzi veramente eccezionale. Ma ragazzi, io so è stato un reboot forse, perché hanno no, ma era bellissimo, era spigolosa. Sono tutti pixel. Invece tornando un po' indietro nel tempo c'è un gioco che secondo me è stato un po' un precursore anche dei giochi come Assassin's Creed, che è Soul River, che era ambientato in un'epoca abbastanza lontana, una specie di medievale con questo vampiro che veniva buttato giù dal suo... Wow. Tu però sei un po' un'esperta di che questi di giochi, perché non è molto... Sì, io personalmente... No, adesso riguarda nessuno. Diciamo che potrebbe insegnare a scuola. Assolutamente. Assolutamente. Allora, abbiamo visto Assassin's Creed Odyssey. Mi raccomando ragazzi, giocateci a casa e fateci sapere sulla pagina Facebook che ne pensate. Questo è il volere degli dèi. E il tuo destino si compì! Ma dai, è facile, Pokémon! Dai, Giada, metti qualcosa di più difficile. Va bene. Ma sì, dai, l'incorreggibile Lupin, è troppo facile anche questa. Avresti dovuto mettere qualcosa di più difficile, tipo la nuova figa di Lupin. E quale sarebbe? Boh. Ecco appunto. La migliore comunque rimane la prima, dai. Non me la ricordo. Ti faccio sentire, Dave, mi passi la chitarra? Sai suonarla? Ma non proprio. Giada, il telefono per favore, grazie. Troppo bella anche questa, anche se non è proprio la prima sigla di Lupin. Beh, non vorrei mica contare il Planetto come sigla di Lupin, non c'entra proprio niente. Guarda, non voglio entrare in discussione. Comunque, che qualità hanno quelle casse? Come fanno? LG G7 ha un singolo altoparlante che hanno chiamato Boombox, che trasmette le vibrazioni sonore del telefono alle superfici su cui è appoggiato, amplificando di molto alcune frequenze come i bassi. Funziona meglio su di un piano in legno, come questa chitarra, ma va bene anche una scatola di scarpe. No, non ci credo. Sai suonare anche questa? Vuoi vedere? Pazzesco. Comunque devo dire che la sigla del valzer di Lupin vince la sfida a mani basse. Diciamo che si chiama.
Ragazzi, ho trovato della roba davvero buona. Devo chiamare la polizia? Sì, vero. L'ultima volta che ti sono venuta a trovare sono andata fuori di testa. Parli del contatto che mi hai passato? Sì, certo. Roba di qualità. Ok, chiamo la polizia. No, ma Giada, lasciala prima spiegare. Ma Dave, non c'è nulla da spiegare. Credo che Sbabbi lo abbia pure invitato. Ma qui? Non vedo l'ora, grande. Eccolo, è aperto. Prego, entra pure, facci sballare. Buongiorno ragazze, ho portato quello che mi avete chiesto. Ok Giada, forse è il caso adesso di chiamare la polizia. Oggi vi ho portato due action figure dal mondo di Batman Ninja. Cosa vi dicevo, roba buona. Vi presento Andrea, è il nostro pusher di action figure. Ragazzi, amo Batman in tutte le sue versioni, ma queste sono pazzesche. Ok, forse è il caso di prendere il maiale. Spero sia bello grosso. Sì, lo sappiamo, la roba di qualità si paga. E questa è roba di prima qualità. Ok ragazzi, colletta però, perché io da solo non ce la faccio. Dai, vi faccio un'offerta. Aggiunga queste figure di Batman Ninja anche questa figure di Assassin's Creed per un piccolo extra. Brian, è un'occasione. Facciamo a metà e compriamolo. Sì, però poi me la tengo io. No, col cavolo, mi piacerebbe. Queste me le prendo io. Non se pareva. Come ti capisco, Giada. Tra l'altro, quella di Assassin's Creed è un'edizione limitata del busto di Edward Kenway da Assassin's Creed Black Flag, prodotta in sole 500 copie, tutte riservate ai membri del team di sviluppo del gioco. Quindi l'unico modo per entrarne in possesso è sperare che uno degli sviluppatori Ubisoft voglia privarsene su eBay. Ma a che prezzo? Molto più accessibili, per fortuna, le action figure tratte da Batman Ninja, il lungometraggio animato che trasporta l'uomo pipistrello, i suoi alleati e i suoi nemici, con a capo Joker, nel Giappone feudale. Qui la guerra a colpi di katana infiamma tra Red Robin e Deathstroke, Nightwing e il Pinguino, Poison Ivy e Robin, Due Facce, Catwoman e Harley Quinn. Una battaglia epocale, dove Batman, pur senza i suoi innumerevoli gadget futuristici, scopre di avere ancora molte armi a sua disposizione. Mi è rimasto ancora questo corpo. E ho ancora lo spirito di combattere. La sfida col Joker per il controllo del Giappone è già aperta su iTunes e Play Store, mentre potrete trovarla su Netflix dal 26 ottobre. Ok ragazzi, per oggi Crossover finisce qui. Ma non temete, il vostro universo nerd tornerà presto. Sì, e mi raccomando, seguite la nostra pagina Facebook e iscrivetevi al canale YouTube di Crossover per riguardare tutti gli episodi. Mentre su Instagram troverete il backstage e le stories fatte da noi. Vi aspettiamo su Crossover, universo nerd, il programma che dà voce alle vostre passioni. Raya, mi fai vedere quella cosa che ti giri, ti abiti, ti... Dai, fai una roba tipo uno spremi. Ma questa è talento, è roba che... Guardalo! Ma senza effetti speciali!